Ciao ragazzi, pochi giorni fa ho ritrovato un vecchio video, pensate, girato nel 2014, che ho voluto recuperare e mettere online perché non aveva mai avuto, diciamo, lo spazio che meritava. È un video che avevo perso in vari CD perché mi si era rotto l'hard disk, avevo fatto un backup d'emergenza, una storia allucinante. Però l'ho ritrovato in un vecchio CD. Mi dispiace perché ci tengo particolarmente a questo video, però finalmente l'ho ritrovato e quindi con 10 anni di distanza lo metto online. Si tratta della versione live di un gioco da tavolo che non so quanti di voi conoscono, se non lo conoscete, conoscetelo perché si tratta di On Stage. On Stage è un gioco stupendo, realizzato da Luca Giuliano. E pensate, l'abbiamo fatto all'Etna Comics del 2014, in un vero anfiteatro, quindi con la gente seduta sulle scalinate. Noi abbiamo rappresentato questo spettacolo. Era Romeo e Giulietta, Romeo e Giulietta on stage. Di Luca Giuliano dal vivo, pensate alla presenza proprio di Luca Giuliano. C'era pure lui, è stata un'esperienza stupenda. Ragazzi, non potete immaginarvi che emozione è stata per me mettere in scena Romeo e Giulietta davanti all'autore, proprio non di Romeo e Giulietta, che Shakespeare è un po' che ci ha lasciato, davanti all'autore di On Stage. Io saluto Luca Giuliano, che è una persona che stimo tantissimo e mi piacerebbe considerare anche un amico perché nel mondo degli autori di giochi da tavolo non siamo tantissimi, siamo tanti ma non tantissimi, ci conosciamo quasi tutti e c'è quasi sempre un bellissimo rapporto. Quindi saluto Luca Giuliano, grazie per averci regalato questa perla e saluto tutti gli amici che nel 2014 facevano parte dell'associazione di Anno 1000 e hanno permesso di realizzare, mi hanno aiutato a realizzare questa scena. Ringrazio anche Marina che ha fatto da cameraman, nonostante non l'avesse mai fatto, quindi le immagini sono un po' così, comunque meritano. Brava Marina, hai fatto un buon lavoro. Che questa versione di On Stage è anche ispirata a un lavoro teatrale di Paolo Rossi, che si intitola appunto Romeo e Giulietta, teatro d'assalto, adesso non mi ricordo. Comunque è ispirata a questo lavoro di Paolo Rossi, che ha visto anche lo spettacolo di Paolo Rossi, se ne accorge, le ispirazioni sono evidenti. E poi vi voglio dire, e spero che vi piaccia, se vi interessa guardatevi questo On Stage Romeo e Giulietta, se non vi interessa chiudete qua e magari ci vedremo qualcos'altro insieme. Signore e signori, buonasera, benvenuti qui. Alcuni di voi, quasi tutti, sono qui per caso, perché neanche sapete che cosa sta per succedere, ma va bene lo stesso, la casualità nella vita è una componente importante. Bene, ve lo dirò subito, qui realizzeremo una versione atipica, interattiva, di Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta, grazie, sì, è una delle storie più belle del mondo, la storia d'amore più famosa del mondo. E questa storia di Romeo e Giulietta è tratta, o meglio, è adattata attraverso un gioco da tavolo che poi ha avuto varie evoluzioni fino a diventare uno spettacolo teatrale vero e proprio, che si chiama On Stage. E qui con noi, io vi prego di fare un grande applauso, abbiamo l'autore di On Stage, Luca Giuliano. Signori, è un onore, una persona veramente eccezionale. Lavora nel campo dei giochi da tantissimi anni, ha dato tantissime perle al gioco italiano, al sistema ludico. E se oggi esistono fiere come Lettera Comics, un pochino è anche grazie al contributo di Luca e di tante altre persone che in questi anni hanno reso il gioco qualcosa di particolare, di eccezionale in Italia. Quindi siamo qui per Romeo e Giulietta, versione on stage. Naturalmente le persone che non erano interessate stanno fuggendo, è giusto, però almeno così restiamo. Dimmi. Fuggono, anche la prova delle parti. Ah, ok, diciamo. Oddio, c'è gente che odia così tanto Shakespeare e preferisce fare harakiri in piazza che non seguire lo spettacolo. Quindi no, stanno andando via perché hanno delle prove. E dove? Hai detto? Sul palco, in area palco. Hanno delle prove. Luca Giuliano nel suo manuale di On Stage si pone una domanda che io mi ha colpito molto. Lui dice: ma William Shakespeare avrebbe
avrebbe apprezzato questa cosa? Cioè, l'avrebbe vista come una mancanza di rispetto nei suoi confronti o no? O avrebbe apprezzato il fatto che noi prendiamo le sue opere e le stravolgiamo? Lui si dà una risposta che è soggettiva, giustamente non è detto che sia vero, ma io mi sento di condividerla. E dice questo, dice nel suo manuale che William Shakespeare era una persona molto ludica, era molto avvezzo al divertimento, proprio si vede dalle sue opere, gli shakespeariani, le persone che studiano la letteratura inglese classica lo sanno, Shakespeare era una persona che giocava molto sia con le parole che con i personaggi stessi, di conseguenza probabilmente avrebbe apprezzato l'idea che le sue opere tornassero ad avere una nuova vita, tornassero a essere reinterpretate ogni volta in maniera diversa, con psicologie diverse, con effetti e risultati diversi. E io mi sento di condividere questa cosa, mi è piaciuta molto. Bene, allora, detto questo, passiamo ora alla parte, diciamo, più il motivo principale per cui siamo qua. Allora, perché fare del teatro interattivo? Il teatro interattivo è una cosa importante perché, allora, oggi viviamo nella società dello spettacolo, tutto è teatralizzato, tutto è spettacolarizzato, la pubblicità in televisione concentra in 30 secondi messaggi di una potenza devastante che arrivano a rimbecillirci tanto da andare a comprare un detersivo pagandolo 5 volte più di quell'altro uguale che costa di meno, ok? Perché subiamo lo spettacolo, la comunicazione in ogni cosa. Quindi noi gente di teatro, noi spettacolari, spettacolanti guitti di campagna, ci sentiamo invasi o quantomeno abbiamo la necessità di doverci reinventare, di dover trovare un modo nuovo di giocare col pubblico, di divertire e di intrattenere. Perché ad esempio il pubblico, al contrario della TV, è vivo, è interattivo, cioè può essere che si distrae, chiacchiera col vicino, palpa la ragazza che è accanto, si baciano, ma è vivo. Infatti adesso mi dite ciao. Ciao. Bravi, vedo che siete attenti, adesso un ciao più forte, vai. Ciao. Bravi, hai visto? Questo con la televisione lo puoi fare, o meglio, lo puoi fare, ma probabilmente ti senti un po' deficiente a dire ciao alla televisione, invece qua si interagisce, abbiamo un dialogo fra noi che siamo qui e voi che siete lì. Questo dialogo lo porteremo a livelli estremi. Infatti, noi questa adesso non possiamo fare tutto Romeo e Giulietta, perché dura 12 ore, non ce la possiamo fare mai. Faremo dei pezzi, noi saremo più delle guide per voi, un po' come ci avete presente nei DVD, no? Quando prendete i DVD e anziché vedervi tutto il film ci sono la selezione delle scene, voi potete viaggiare da una scena all'altra scegliendo, questa sera faremo questo. Romeo e Giulietta, vediamo un po', allora, quindi adesso sceglieremo alcune scene da fare, non la faremo tutta, faremo solo alcune scene del primo e del secondo atto. Primo e secondo atto, alcune scene. Perché il primo e il secondo atto? Sono gli atti più belli, dove succedono le cose più belle, i primi amori, i primi corteggiamenti, i primi baci, i primi incontri fra Romeo e Giulietta, le cose più belle, più interessanti. Il terzo, il quarto e il quinto atto, dove succedono tutte le sfighe, le morti, gli assassini, le stragi, le faremo a cosplay a dicembre, se volete venire a disposizione. Qua vince lo scudo. D'accordo. Ok? Vabbè, quindi, che cosa facciamo? Faremo queste due scene di Romeo e Giulietta, ma le scegliamo assieme. Quindi intanto per cominciare parliamo di Romeo e Giulietta, per esempio chi vuole, io qua il microfono purtroppo arriva solo fin qua, quindi scegliamo da questa parte. Romeo e Giulietta, tu com'è la storia di Romeo e Giulietta, come funziona? Vedete, sono delle famiglie che in teoria non dovrebbero stare assieme, però poi nasce un amore per questo. Tra le due famiglie si innamorano, tutta la famiglia per intero. Componenti, in particolare la ragazza e... La ragazza è? Il ragazzo. Che si chiamano? Romeo e Giulietta, bravo! Vedi, si capisce. Un applauso, signora, lo capisce, ok. Come va avanti? Chi c'è qua vicino? Dai, una ragazza, dai, vieni tu, scusate, io passo qua dietro. Allora, come va avanti la storia fra questi due? Scusa le spalle. Allora, diciamo che finisce male, perché comunque entrambi si uccidono pensando che l'altro... Entrambi si uccidono proprio, ok, va bene, che succede? Nel senso che l'altro pensa che appunto l'altro sia morto, per cui... Allora, era Romeo, mi pare, che pensa che Giulietta sia morta, per cui a un certo punto si ucciderà.
mentre nella realtà dei fatti Giulietta non era morta, ma appunto era stato un equivoco. E come va la storia fra Romeo e Giulietta? Loro si innamorano, andiamo nella parte quella proprio più interessante, trombano, no? Che succede? Sì, ok, sicura? Te la ricordi brava, ok. Quindi effettivamente loro arrivano a stare assieme, ma siamo nel teatro elisabettiano, dove tu non puoi far andare a letto due persone che non sono sposate, ok? Sarebbe stata una cosa tremenda, mentre oggi in una storia qualsiasi si potrebbe fare. Allora William Shakespeare si inventa la storia del prete che pensa che per pacificare le due famiglie li sposa questi due di nascosto, è vero? Quindi loro effettivamente consumano il matrimonio, ma in maniera assolutamente legale. Perfetto, grande William Shakespeare, una cosa incredibile. Allora, quindi abbiamo detto che faremo solo questi atti. Noi in questa sede vogliamo anche dare un'idea di come sia il gioco on stage. Nel gioco on stage in pratica gli atti, le scene vengono prese, il controllo delle scene viene preso dagli attori stessi, cioè l'attore decide chi è in scena, chi non è in scena e cosa succede durante la scena. Quindi noi questa cosa la accenneremo perché, ripeto, è una dimostrazione, non abbiamo il tempo, quindi alla fine decido tutto io. Sarà una bellissima dittatura democratica dove per un'ora sono io che decido tutto. Qua decido chi interpreta le parti, chi non le interpreta, se un'attrice non mi piace, un attore non mi piace, lo cambiamo subito al volo, che decido io. Perché io creo 1 milione di posti di lavoro licenziando 1 milione di vecchi lavoratori. 1, 2, 3, facilissimo, ok. E io sono qui apposta. Bene, continuiamo. Allora, diciamo, quali sono le scene che vorreste vedere? Scegliamo. Dai, potete parlare, sono vivo, eh? Cosa è il balcone? Bravo, ma cosa succede sul balcone? Si dichiarano l'amore. Beh, questa la facciamo, poi... Il ballo, bravo, il ballo, poi... La scena della fiala. Della fiala, quando lei si suicida. Facciamo un'anteprima di Cosplaydia, dove si ammazzano, va bene, ok. L'anteprima della strage, poi c'è una... Nel ballo che succede? Loro due... Namora e si baciano con il primo bacio. Adesso faremo qui un bacio collettivo tutti assieme, poi dite che il teatro non è bello. Ora vediamo. Allora, bene, detto questo, cominciamo. Romeo e Giulietta comincia con una scena importante, con il prologo, col coro che canta, che dice, che racconta le cose, l'introduzione. E adesso c'ho qua sul mio cellulare, mi sono scaricato il copione originale di Romeo e Giulietta, e quindi mi serve un volontario che legga il prologo. Un volontario. Chi scegliamo? Brava, vieni, dai, come ti chiami? Stefania. E facciamo un bel applauso a Stefania. Stefano, tu sei un genio. Fai parte dei miei. Sì. Brava, bravissima Stefania. Allora adesso tu ti presenti un attimo, così mi dai il tempo di avviare il cellulare, che è proprio un po' diesel, che la forza sia con te. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio. Io sono Stefania, ho 24 anni, state divertendo? Stefania. Sì. No, un po' più applauso. Io ci sto provando, lo giuro. Va bene, ok, basta l'impegno. Va bene, che cosa okay. Vi devo raccontare della mia vita? Associazione. Ah, ok, va bene, perfetto. Poi potete vedere alle vostre spalle. E vabbè, lì ci sono intanto i miei colleghi Midi Florian, un applauso. Oh. Noi siamo un'accademia di spada laser. Niente, insegniamo le tecniche di spada, poi ovviamente affiancato al cosplay di Star Wars, e in questo momento gli altri nostri colleghi sono a fare un'esibizione che però voi non potrete vedere perché siete qui, ma domani ci sarà il contest che vi invito a vedere, lì ci sarò anch'io, cioè non per qualcosa però. Perfetto, un applauso più, lei ha più finito? Forte, sì. Ha finito? Non mi dare da lei che mi sento male. Allora, devi leggere i primi 10 righi, più o meno fino a qua, non ci vedi? Lo ingrandiamo, lo mettiamo per così. Aspetta, ok, ora ci vedo. Ok, tieni. Va bene.
nella bella Verona, dove noi collocheremo. Aspetta, il teatro interattivo si svolge nel qui ed ora, quindi noi non siamo a Verona, ma siamo a Catania. Vai! Catania Icchetnu. Nella bella Catania. Bravo, un applauso! Nella bella Catania, dove noi collochiamo la nostra scena, due famiglie di pari nobiltà, ferocemente l'una all'altra, oppone da vecchia ruggine nuova contesa, onde sangue civile va macchiando mani civili. Dai fatali lombi di questi due nemici ha preso vita una coppia di amanti. Aspetta. Allora, il teatro interattivo, al contrario del teatro classico, si preoccupa di vedere se il pubblico capisce quello che stiamo dicendo. Quindi lei... anche se... ma questo sì, certo. Allora, i lombi fatali. I lombi fatali. Cosa sono i lombi? I lombi. Dai, allora, un volontario, vediamo qui. Signorina, cosa sono i lombi? Non lo so. Voi sapete cosa sono i lombi? I lombi fatali, Shakespeare. I lombi, cosa sono i lombi? Dai. Conosco i lobby. I lobby sono qua, dai. Secondo te, dai, tu che stai andando via, prima di andare, cosa sono i lombi? I lombi. Una contrazione del lombrico. Bravo, una contrazione del lombrico. Tu cosa sono i lombi? Non hai idea, dai, sai, ci si può arrivare. Cosa sono i lombi? Dai, i lombi. Dai, lui l'ha studiato. Al telefono, con chi parli? Confessa! Cosa sono i lombi? Non lo sai, qualcuno vuole... Cosa sono i genitali, sono i lombi. Allora, il poeta, il grande vecchio bardo inglese, voleva con un'immagine metaforica descrivere un gesto. Vabbè, grazie, puoi andare. Sì, vai, chiudiamola qua. Vabbè, adesso ti richiamiamo perché sono soprattutto la scena del bacio che vedo che si adatta. Allora, detto questo, dicevo, i lombi, il poeta voleva descrivere con un'immagine metaforica, perché Shakespeare è molto immaginifico, cioè lui usa metafore, voleva descrivere un movimento che sarebbe questo, no? Mi metto, che i lombi, no? Cioè dal movimento di due coppie, ve lo faccio vedere di profilo. Non lo sappiamo! Okay, scusate, io ormai ho pochi anni ancora per fare questo movimento, quindi me ne approfitto, mi manca poco. Quindi da questo movimento nascono, da quattro lombi che si muovono, nascono due amanti segnati dalle stelle, che purtroppo in questa tragedia avranno il ruolo di far riconciliare le due famiglie morendo. E ho spoilerato il finale, vabbè, pazienza. Adesso la piazza Brulica, si dice Brulica? Sì, Pulpita, la piazza Pulpita, perché in paese c'è tensione fra queste due famiglie. Allora, facciamo adesso, come comincia con le due famiglie che si insultano. Quindi adesso facciamo che quelli a destra sono Montecchi, quelli a sinistra sono Capuleti, ok? E si insultano. Provate, fate una prova di insulto. Fermi, quelli in mezzo siete un po' qua, un po' là, un po'. Pendete un po' così. Addio, disgraziato! Insultate da soli. Ok, allora, per rendere ancora più violenta questa cosa, facciamo che quelli di qua sono catanesi, quelli di qua sono palermitani. Pronti, via! Allora, la scena comincia con lui la scena comincia con un gesto di offesa. Lui fa schernimento dall'altra parte, voi eravate Capuleti, ai Montecchi si morde il dito, fa così. Il gesto da copione di Shakespeare è questo. Si vede che in quell'epoca era una cosa di offesa incredibile, ok? Vai, allora tu fai questo. Allora, adesso al momento del via tu ti alzi da lì, fai una camminata quasi un po' così offensiva e vieni qua e ti mordi il dito. Di qua mi serve uno dell'altra fazione che risponda. Dai, vieni tu che hai i capelli adeguati, dai su, vieni. Allora, e tu devi dire, signore, vi mordete. Che ci fa la palla? Il teatro interattivo succede di tutto. E io purtroppo più di lì non ci arrivo, quindi se me la rimuovete qualcosa è per se lombi. Allora, dicevo, tu devi dire, signore,
vi mordete il dito per me, questo me viene dal diaframma. Il diaframma non è un anticoncezionale, è un muscolo, si trova qui, che lo contrai e la voce viene. Quindi, signore, vi mordete il dito per me. E tu devi dire al tuo amico, siamo nella legge se dico di sì, e tu, mi raccomando, tu, questa è una battuta importante, non te la dimenticare, tu devi dire no. La vuoi ripetere? Va bene? L'hai imparata? Siamo nella legge se dico di sì. Va bene, la suggerisci tu, ok. Anche tu dici, no signore, non mi mordo il dito per voi, ma mi mordo il dito. E partono gli insulti, ok? È una scena fondamentale, siete pronti? Pronti? Vai, camminata beffarda, vai, più beffarda, più beffarda, va bene così. Ok, arrivi verso il centro, ok, vai. E signore, tu dici, mi mordete il dito per me? Per me? Siamo nella legge se dico di sì. La piazza è piccola e le tensioni sono antiche e tutto è sul filo del rasoio. Atto primo, scena prima. Giulietta entra in scena. Adesso presentiamo tutti i personaggi velocemente. Quindi abbiamo Giulietta. Vieni qua, un applauso a Giulietta. Ok? Qua. Allora Giulietta, tu vieni un po' più avanti. Allora Giulietta, tu interpreti una ragazza vergine nobile di 14 anni. Andiamo. Vabbè, è la magia del teatro, non ti preoccupare. È così, noi teatranti ogni sera ci rinnoviamo e anche lei si rinnova e quindi interpreterai questa. 14 anni. Soprattutto non è 14 anni che mi preoccupa. Allora andiamo avanti, quindi abbiamo detto. No, lei, perché ognuno fa le sue scelte. Detto questo, andiamo a presentare gli altri personaggi, quindi abbiamo in ordine per come sono seduti, ci abbiamo frate Lorenzo, vieni che Roberto Biondo, lei è Sabrina Bagnino, poi ci abbiamo Fabio Mazzarello che fa Paride e qua ci abbiamo Martina Giffoneri che interpreta la nutrice, poi abbiamo la nostra fotografa, la nostra cameraman che sono Elena e Marina, dopodiché vieni qua Alessio Pettinato che interpreta la parte di Mercuzio, Marco Urso che sta al Capuleto, il papà di Luigi, come dire, Lucia Mine, Giulietta, poi abbiamo Romeo Dario Stagno, e la mamma di Giulietta, abbiamo Francesca Pevoraro. Bene, abbiamo trovato qualcuno, siamo tutti, ok, andatevi a sedere e cominciamo la scena. La prima scena, Sabrina vieni. Quindi Giulietta, la prima scena comincia con Giulietta. In on stage si decide, chi ha il controllo della scena può decidere chi è in scena e chi no. Quindi tu adesso decidi chi hai sulla scena con te e decidi cosa succede. Ancora Romeo non l'hai incontrato, quindi chi c'è in scena con te in questo momento? Chiamali e cominciate l'azione. Chiami chi? Sì, vabbè, uguale, basta che mi dici che io... Francesca. Francesca e Martina sono la nutrice e la mamma. Prego! Non dare le spalle al pubblico. Forza, scomata! Dai, vai di quinta. Voce, tenorino, anche tu c'è il diaframma. Dobbiamo preparare un ballo? Sì, dai, prepariamoci al ballo, dai. Voce, voce! Madre! Madre! Madre, dove volete il microfono? Le spalle al pubblico, il microfono. Sì, è un attimo, prego. Forza! Madre! Madre! Devo scegliere il mio vestito per il ballo di questa sera. Forse qualcuno conoscerò e la mia vita cambierà. Fiami, siete certa che qualcuno conoscerete, visto la sua bellezza. Ogni vestito vi renderà molto bello. Un applauso! Allora, vieni qua Lucrice. Tu cosa hai da dire invece? Ma cercavo di venire. Poco di cosa. Un applauso alla Lucrice! Va bene. Così puoi aggiungere altro e passiamo veloci? Ma va bene? Ok. Va bene così. Fuori! Grazie! Romeo, esce! Romeo comincia la storia. All'inizio Romeo non è innamorato di Giulietta, all'inizio Romeo è innamorato di
Rosalina. Di Rosalina. Quindi alcuni, ma lo stesso poeta Sinterra dice, ma forse Romeo non è poi che abbia questo spirito d'amore vero, è uno che cambia bandiera come tira il vento. E invece no, alla fine si scopre che invece l'amore per Rosalina non è così vero, invece quello per Lucia è davvero forte. Quindi adesso tu, Lucia, io ho studiato i Promessi Sposi 15 giorni fa e stiamo facendo il nuovo adattamento, ciao qua Lucia in destra. Che poi tra l'altro Lucia rispetto a Giulietta però non è degna di lucidargli le scarpe, che Giulietta è veramente fantastica. Allora, bene, diciamo, adesso tu dedichi una poesia a Rosalina. Scegliti una ragazza qui fra il pubblico, non scegliere una ragazza che ti guarda, non scegliere una ragazza che non ti guarda, scegli una ragazza che vedi che può essere adeguata a ispirare le tue emozioni e a farti dire una poesia. Scegli e scelto, dimmi chi è, chi hai scelto? Lei chi? Questa adesso? Ok. Con la maglietta grigia. Come ti chiami tu? Letizia. Letizia, ok Letizia. Tu sei Rosalina, conosci la storia di Romeo e Giulietta? Sì? Sicura? Come finisce? Che muoiono tutti, è una cosa non da dire. Allora, dedica una poesia a Rosalina, fatti ispirare, dille qualcosa. Fatti ispirare, illumina di me. Rosalina. La nebbia a dirti cogli questi girando sale sotto questo maestrale. Poesia d'amore più bella, devo dire effettivamente. Allora, come vedete, le tensioni ci sono. Poi chi c'è in scena, chi non c'è in scena, decidi. Allora, padre Lorenzo e Mercuzio. E Mercuzio, forza in scena tutte e due. Voce? Bravo, bravo, forza. Volete dire qualcosa? Frate Lorenzo è esperto, frate Lorenzo, di erboristeria, è un chimico, frate Lorenzo, è un chimico, e ho detto tutto, va bene. Avvicinatevi verso qui se non mi comincio più. Ok. Ahimè, le ore così lunghe son tristi. Rosalina mi ha lasciato all'asciutto questa notte. Bianco, sei andato? Eh sì, ahimè, capita poco di rado, ma eppure le sue labbra hanno sfuggito costantemente le mie. Beh, ma il prete saranno tanti più anni che... Non è che potete comporto da me in questo momento, vero? Non lo so, padre, lei in genere cos'è che fa? In genere io me la batto. Qua, Mercuzio, amico mio caro. Io non ti comporto in questo senso, sappilo. Ah, siamo d'accordo su questo. Però sono sicuro che qualcosa la puoi trovare, il mare è grande e pieno di pesce, amico mio. Ma l'amore, cos'è l'amore in confronto al mare? Stiamo parlando di amore o di amore? Su via, non devi chiuderti la bocca di queste parole, l'amore è qualcosa che va da solo, va come il mare, va come il mare. Ben cosciente che si vada da so. Basta così, applauso e poi fuori, fuori. Ok, adesso c'è la scena del ballo. La scena del ballo la facciamo qua tutti assieme. Forza, venite, venite. Ci sono coppie legali, cioè legali perché facciamo le foto, non vorrei che poi tornate a casa. Ma tu sta taggata su Facebook come uno. Forza, ci sono coppie legali? Qua ci siamo. Ci siamo? Ok, qua ce n'è una, forza. Anche qua, la scena del bacio. Senti, ci avete voi delle armi? Perché ora facciamo il duello. Facciamo, prendiamo le armi. Ok, sarebbe carino. Va perfetto, allora facciamo bravissimi anche voi, quindi tutti poi al mio via, chi può baci chi può, pronti? Via, forza, baciatevi tutti, baciatevi, Marina fai una panoramica, su su abbracciatevi, baciatevi, il momento delle carezze e poi balliamo, pepe 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 pepe. Oh, in scena Romeo e Giulietta, pepe, 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 che si avvicinano e si incontrano per la prima volta. Dai, forza, baciate, baciate, gli sconosciuti, baciatevi, potete, baciatevi. E poi andate a teatro, che è importante, vedete, è utile. Ok, stop, tutti fuori, loro si sono incontrati. Il danno è fatto.
Bene, adesso venite qua. Adesso io vi suggerisco, allora in questa scena ci sono due baci. Il primo ve lo tolgo, non c'è bisogno, il secondo adesso nella, durante la raccontazione ve lo levo perché capisco che mettetevi qua, abbracciatevi e mettetevi tra voi. Allora, oh mio santo, oh mio santo, rendimi il bacio che mi hai rubato. Non me la ricordo, come va, figlio, tu. Oh mio santo, rendimi il bacio che hai rubato. E tu mi dici, ma... i santi non hanno forse labbra come le persone normali? Ma i santi non hanno forse labbra come le persone normali? Ma le usano per pregare. Ma le usano. Ok, adesso vi baciate. E lo so, avevo detto, non vi dovete baciare, no, un bacio, beh, adesso è un bacio, scusami, scusa. E qua reggi il microfono, cioè, capisco non sei preparato. Adesso un bacio. La gente ci deve credere, ok, allora aspetta un attimo, tu sei fidanzata? Sì. Il tuo fidanzato è in sala, qua? Sì. E chi è? E Paride! Ma è fidanzata con Paride! Non è possibile, ma così mi rovini la scena. Tu sei fidanzato? Siete tutti e due fidanzati. Allora facciamo il bacio e lo evitiamo, così posso tornare a casa senza che mi picchi nessuno, che è una cosa abbastanza importante. Ok, va bene, quindi vi siete baciati. Applauso! Siete baciati, adesso uno di voi due controllerà la scena, tanto decido io, tu controlli la scena, decidi chi c'è in scena. In on stage non solo si ha il controllo della scena e si decide chi è in scena e chi no, ma si ha anche il controllo dello scenario, si decide cosa c'è sul palco. Questa è una cosa molto shakespeariana, perché nel Globe, il teatro dove Shakespeare mette in scena le sue opere, ti sto perdendo la voce, nel teatro dove Shakespeare mette le sue opere, le scenografie erano fatte con nulla, una sedia diventava un trono, una tenda diventava un accampamento e così via, tutto era dato alla fantasia, no? E questa è una cosa molto importante. Quindi se io dico qui c'è un enorme salone, noi ce lo immaginiamo e va bene così, ok? Quindi che cosa c'è? Chi c'è in scena? Allora, Paride e Mercuzio. Paride e Mercuzio in scena. E Romeo dove va? Devo essere qua. Ok, che succede? Vuoi dare la scena? Azione! Facciamo che Paride incontra Romeo. Paride incontra Romeo, va bene. Io e Romeo litigano. Facciamo un duello. Dai, le spade, portate le spade, dai, facciamo questo duello. Potete combattere anche voi se volete. Anche voi, c'avete le spade. Dai, sono già armati. Un bel duello ci sta, perché così era Romeo e Giulietta su un duello, no? Facciamo un duello. Ma loro sapete, dai, combattere le spade laser quando mai si è visto con le spade laser, adesso sono on stage, possono succedere queste cose. Abbiamo scelto i bastoni, dai, va bene i bastoni. Dai, non vi fate male, combattete. Piano, dai. 2 minuti di duello, forza, run! 2 minuti, oh, 2 minuti di duello, run! Andiamo a prendere una cosina? Poi andiamo a bere con Giulietta! Tu combattili che ti fai abbattare! Non ti fai abbattare! Non difenditi! Romeo, dai! Ma mia sposa, com'è finita? Va bene così, stop, applauso! Bene. Atto primo, scena ottava. Passiamo, restituiamo. A questo punto dobbiamo anche inserire gli insulti, perché va bene l'insulto lontano così, ma c'è un insulto concreto, no? Tipo, vediamo chi insulta chi, facciamo che un volontario per gli insulti, no, di nuovo lui, no? Abbiamo fino a qua siamo arrivati, tu, vieni qua, no, quello accanto, tu, alla facciata guarda, vieni, come ti chiami?
Fabio, un applauso a Fabio che ora ci farà un insulto. Dai, la metti qua. Allora, tu insulti Romeo perché è entrato nella casa di Giulietta, che anche se in realtà Romeo aveva l'invito. Quindi tu sei un personaggio importante che si chiama... Come si chiama? Non lo sa, non la conosci Romeo e Giulietta. Il cugino di Giulietta si chiama? Come si chiama? Cugino di Giulietta! Tebaldo, si chiama Tebaldo, fai Tebaldo, ok, quindi tu insulti Romeo. Oh, però attenzione, c'è tutto un sito internet sugli insulti shakespeariani. Gli insulti shakespeariani sono sempre immaginifici, cioè per esempio, no? Adesso, che so, Shakespeare non avrebbe mai detto mi vai a prendere un caffè, presto, ehi tu presto, vammi a prendere un caffè, qua l'avrebbe mai detto. Shakespeare avrebbe detto, ehi tu, mettiti ai piedi le ali di Mercurio e vola là, alla sorgente di quella sostanza nera che se bevuta da principi o poveri non li fa dormire la notte rendendoli uguali. Al che quello diceva, ma vuoi un caffè? Sì, però per veloce. Ok? Chiaro, un applauso, è bella questa. Quindi adesso tu, di dove sei tu? Di Catania. Di Catania. C'è un insulto proprio catanese? Tu pensi, allora, ti dico una cosa, ok? Per esempio, uno non è che può dire, per esempio, vaffanculo, ok? Cioè io ti dico, ma da noi si dice vaffanculo, ok? Vaffanculo è brutto, è sporco, no? Vabbè. Shakespeare avrebbe detto una cosa tipo, che so, ok. Ehi tu, prendi le tue chiappe malate e stanche e portale là dove sorge l'arcobaleno, lì dove i folletti e gli gnomi si ritrovano nelle notti d'estate per danzare, mentre ti abbassi per raccogliere un doblone d'oro, un dardo infuocato proveniente dal cosmo trafiggerà lì il tuo problema dove esso è posto. E va, ok? Quindi vai, un bel insulto immaginifico, dai, forza a Romeo, quello che vuoi, vai, vai Tebaldo, metticela tutta, vai! Ehi tu, sei proprio colui che quando io vedo penso che proprio devo andare a fare una capatina in quel posto dove la puzza riempie tutti i meandri di tutto il paradiso celeste. Signora, non ci possiamo fare niente, è così. Allora, a questo punto Romeo e Giulietta si sono incontrati e siamo alle battute finali. Cosa succede adesso? Adesso io lascio la parola agli attori, avremo 2 minuti ciascuno e chiudiamo la scena partendo dai genitori di Romeo e Giulietta. Prego, entrate, voi uscite pure. Terzo atto. Allora, rivolti da quella parte, vieni qua tu, lui è una persona indegna, quest'uomo, guardate, mi sono combinato il matrimonio di una creatura fantastica come Giulietta alle sue spalle con questo paride e tu invece scopri che lei non si vuole sposare, quindi parti con un grido di indignazione, proprio parti e fai la tua scena, vai, vai. Fai bubo! Grido di indignazione. Se lo legge grido arg arg. Ah! Applauso. Vai. Come fa quella donnella a non sposare Paride? Donnella portata. Quella squadrina di mia figlia. Oh, bravo! Bravo! Io progetto tutto e lei sembra che stravolge. Bravo! Sempre questa donna in mezzo che devono stravolgere i nostri piani. Vai, madre, di qualcosa tu dici. Grazie a te. Per una volta marito mio la penso come te. Bravo. Ma che ci vedrà Giulietta in quel Romeo? Paride è così bello. Ha provato di persona, eh. Ok, beh, effettivamente la famiglia è così, è provata. Mercuzio, vieni in scena, ti tocca morire, capita. Allora, viene ucciso da Tebaldo, dove è Tebaldo? Fabio, è andato via? È andato via Fabio, ok. Non posso morire. Pazienza, devi morire da solo, ti strangoli. Sì, devi dire la peste alle vostre famiglie, va bene, è importante sta cosa. La peste alle vostre famiglie! E muori. Così? Sì. Abbiamo fratello Lorenzo che ha un piano
incredibile. Fratello Lorenzo, anche Giulietta entra in scena perché è lui che ha questa idea. Ma voi potete uscire portando via il cadavere. Trascina del cadavere. Vabbè, buono. Ok. Allora, trascina il cadavere. Poi. Vai, avvicinatevi verso qua che è troppo il microfono, già arriva. Allora, qual è la tua idioma? Le spalle al pubblico! Non preoccupatevi, mia Giulietta, ora ci penso io, vi farò sposare il vostro Romeo e i vostri genitori non potranno dire nulla. Cosa possiamo fare? Le faccio bere una cosa che lei cade a terra che sembra morta, per chiunque sembrerebbe morta. Ma andrà tutto bene, perché non ci sarà niente che vi potrà risvegliare prima del tempo, vero? Sì, spero che la vostra idea sia la miglior cosa. Certo, qualunque cosa. Mio amore, così sì. Potrei anche morire. Lo so, infatti dovete morire, questo che dovete fare. Volevo sia posto un applauso. La paglia entra in scena, di gli ultimi consigli a Lucia Vico. Yeah. A Giulietta, scusate, come si sposa. Vieni qua, dai, di qualcosa. Oh, Giulietta, pubblico. Secondo me mi pare una grande formulata. Non devi sposare quello squattrinato. Fa freddo, puzza, è brutto. Ma guarda, guardalo! Sì, guardalo! Va bene, non la convince effettivamente. E ora esci e mettiamo in scena qua Romeo. Voi, che succede? Vabbè, ancora no, prima dite qualcosa, poi facciamo la scena del pugnalamento. E dopo, ho detto, no, siete ansiosi di morire, dai, su. Allora. Forza. Non mi ricordo, per quanto è questo? Guarda la parte del balcone, come diceva lei, oh. Vai, vai, a memoria. Dai. Dai, se non fossi una gamba, un occhio, una rosa. Oh, Romeo, Romeo. Perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre. Rinuncia il colore. Se davvero non puoi farlo, dimmelo. Ed io non sarò più una capuletta. Vai, tu che rispondi? Cosa dice Romeo adesso? Sono cagato. Cosa? Ti stavi aspettando. Dai, Romeo dice parlo ora o aspetto un altro modo? E cos'è un no? Poi, come continua? È corso, un piede, un braccio, una gamba. E cos'è il nome? Forse un piede, un braccio, una gamba, un piede di porco, non lo so. Un piede di porco. Allora, tu che dici? Dici ok, ci sposiamo, mi piace il piano di fratello Lorenzo. Sposiamoci, mio Romeo. Fratello Lorenzo, ha un buon piano. Seguiamo il nostro cuore. Sposiamoci, mio amore. Ti sposano, ammucciano tutti e poi che succede? Lui litiga con Tebaldo, che se n'è andato Fabio, sostituiamolo, un Tebaldo, un volontario che fa Tebaldo, un volontario che fa Tebaldo, non c'è, dai su, lui, tu, fai Tebaldo, vieni, forza, un applauso per Tebaldo bis, il recasting di Tebaldo al volo, ok, allora tu devi dire, tu Marrano, lascia stare mia cugina, tu Marrano, lascia stare mia cugina! E gli dica anche la morte, la morte. Serve la morte. Sparagli, fai bene. E buono. Va bene. Se quando muore, quindi, puoi andare, portate via il cadavere. Romeo viene, oh, bravissimo Marcello. Romeo viene esiliato, allora lui dice sarebbe meglio la morte che l'esilio, cioè perché come faccio a vedere Giulietta? Beh, non importa, te ne vai, via, fuori. Via! Allora. Ora! Sì, vai, perché ci prepariamo alla scena finale. Mi serve una ragazza, una signora, una. Vieni tu. Dai, mi serve una importante. La mamma di.
la mamma di Romeo che dice: ah, se sapessi cos'è che affligge mio figlio. Quindi tu devi dire proprio così: ah, se sapessi. No, aspetta, no, non ci siamo. La deve essere. No. Più bassa, prolungata. È vero che il dolore, il piacere sono vicini, ma mi provo un po' più. No, neanche questo. Ma forse sono io. Proviamo un'altra ragazza. Prova tu, vieni qua, proviamo. Vieni qua tu. Sì, prova, vieni. Prova anche tu, questa A, basta strascicare. Vai. A. No, non va bene. Vieni qua vicino. Allora ti metto la mano sulla testa e tu dici prova. Forse la mia mano. Vogliamo provare? No, adesso devo capire se sono io stasera. Che sono la mano di sì. Appunto, prova, dai, c'è i poteri, dai, prova. Ah, mi piace questa cosa, la vado a casa, la vado a provare. Ok, va bene. Succede la scena finale. La scena muore Paride. Dov'è Paride? Muore Paride, vieni qua e muori. No! Muore Paride in un incidente stradale, muore. Poi muore frate Lorenzo, vieni qua, frate Lorenzo muore, si fuma un cannone di 2 metri, muore. Hai sempre colto, ti fa la Blue Sky, muore. Poi Mercuzio è già morto, torna, già morto, muore pure tu. Poi chi c'è? Il papà Capuletti, vieni, muore pure tu. Anche tua moglie pure, morite tutti assieme, eravate in discoteca, avete assaggiato con l'acido. Muore. Poi vabbè, tu sei sempre spettatore, chi altro c'è? Tu, la nutrice, muore perché usa troppo Viagra. E poi c'è Romeo e Giulietta, entrate in scena, come entra prima Giulietta, vieni, ti bevi la pozione e muori su di loro da qualche parte, scegli su di chi, va bene qualsiasi, muori su Paride, dai, forza. E muori, ah no, non l'ammazzare. Ok, arriva Romeo, dice no, e ti pugna. No, prima puoi dire qualcosa se vuoi, dai, con una battuta. 42. Ok, e muori. Romeo, si risveglia Giulietta, risvegliati, fai un urlo di disperazione cosmica. Va bene, cosmica proprio. E che fai? Provi a baciarlo perché dice se c'è ancora un po' di veleno, non fa niente. Va bene? Ti pugnali con lo stesso pugno, ti spari in testa. Vai. Ok, Mercuzio gli presta il pugnale a Giulietta, vai, muori, sa, muori, basta. Applauso! Regia di tutti quanti, hanno recitato con noi stasera. Alessio, Roberto, Martina, Sabrina, Dario, Fabio, Francesca, Marco. Un applauso a tutti, anche a quelli che avevano giocato con noi. Bellissimo, siamo andati un po' fuori da quello che è lo stage classico, Luca Giuliano ci perdonerà, siamo andati un po' a braccio a un certo punto, va bene così? Ebbene signori, noi qui questa sera siamo apposta per ringraziare Luca Giuliano che ha creato questo gioco on stage che ci ha permesso per anni di divertirci, di far divertire, di interagire con le persone e di fare esperienze fantastiche. Grazie Luca, grazie a tutti e buon divertimento a te. Ci si diverte, bravi. Vuoi essere inquadrato un poco pure tu? La scena più bella è stata la scena più bella è stata
autografare, beh. Voglio autografare il gioco, aspetta. Autografo sul gioco, please. Quando mi ricapita. Questa proprio ci abbiamo. Oggi abbiamo 10, 9, 6, 9, 7, 7, 7, 7, 19 anni. Grazie, ho dimenticato le carte.